non una cosa che dia un'indicazione religiosa stretta. Ciascuno di noi ha più o meno, come dire, una idea forte dal punto di vista cristiano-cattolico. Il tema è come questa società deve affrontare questi temi. Vedete, quando noi scriviamo in Costituzione, l'abbiamo scritto 70 anni fa, lo diceva bene la provveditore agli studi che ha voluto lasciarci, nonostante non potesse essere con noi stasera, uno straordinario messaggio, me lo sono letta tutto in treno e davvero mi dispiace non averla potuta ascoltare e conoscere. E diceva il compito della scuola è rendere possibile che quell'articolo 3 della Costituzione che ci obbliga a ridurre fino a cancellare le fragilità, le discriminazioni, divenga struttura culturale, divenga elemento di valutazione degli insegnanti, dei genitori. Io ho pensato, quando una legge ha messo in campo con la buona scuola il patto di corresponsabilità, come si può pensare male di un patto di corresponsabilità? È un patto in cui i genitori vengono chiamati a fungere non da semplici ascoltatori, ma vengono chiamati a condividere, ad accogliere, a fare in modo che quello che avviene all'interno della scuola, fuori dalle loro porte di casa, ma dentro la loro vita, perché appartiene alle cose più preziose che sono i figli, sia conosciuto, sia monitorato, venga di volta in volta nel tempo considerato e quindi eventualmente modificato. Io penso che questa sia la società che noi dobbiamo costruire, che questa sia la società che vogliamo, non quella che si chiude nei timori, non quella che preclude agli altri di esistere perché la loro esistenza ci pone una discussione. Non abbiamo certezze, è vero? Non ce ne abbiamo, però una cosa la vogliamo dire con chiarezza, non possiamo pensare che i genitori di domani o che i genitori di oggi siano quelli che a un figlio omosessuale gli dicano beh dai, noi ti vogliamo bene lo stesso, come se avesse commesso un reato. Non possiamo pensare che ci sia qualcuno che gli dice ma dai, guarirai, è una malattia. O magari qualcun altro che a scuola, intriso di quella cultura abietta, chiusa, retrograda, gli dice lo perseguita quel ragazzo o quella ragazza, lo mette allo scherno, gli rende la vita difficile. Il bullismo, che cos'è il bullismo se non questo? Se non quello che io mi considero più giusto, più perfetto, più normale e quindi ti prevarico, ti pregiudico l'esistenza, ti discrimino. Ecco, noi non vogliamo quella società lì, non vogliamo quella scuola lì, che sia molto chiaro. Noi non vogliamo pensare che sia... Non voglio scuotervi troppo, però guardate, io una cosa la devo dire. Com'è nato l'antisemitismo? Com'è nato? Non si azzardi. È nato dall'opposizione. È nato dall'opposizione. È nato dall'opposizione nei confronti dell'etnia semita. Cioè questa etnia era stata considerata responsabile di mali all'interno della società. Guardate, accade spesso nelle società e capitano i fatti più gravi, questo ovviamente è un caso eclatante, me ne rendo conto che è una sorta di provocazione, però nei casi più eclatanti capita, siamo tra persone adulte, insomma, credo che ciascuno abbia capacità di valutazione, no? È un dato di fatto, dicevo, che spesso, appunto, si crea una situazione come quella della cosiddetta teoria gender, dell'ideologia gender, che nasce non perché esista, ma perché ci sono gli oppositori, cioè si configura un fantasma, si mette in campo uno spauracchio, si parla di istigazione,
omosessualità, la masturbazione, li ho letti, me li hanno mandati i messaggi, mi sono spaventata a morte. E quando si insinua la paura, quando si crea timore, quando si mette in campo questo meccanismo e si obbligano i genitori ad opporsi a lezione contro gli stereotipi e le discriminazioni, beh, si fa cattiva informazione e io credo si alimenta la malafede e si alimenta una società ingiusta. Ecco perché quello che vogliamo fare è rendere tutti partecipi e consapevoli. Nessuno può dirci quello che dobbiamo fare o non dobbiamo fare se quello, come dire, che stiamo facendo è la luce del sole, è per un buon obiettivo, per una società più giusta, per una società più responsabile, più capace di accogliere le diversità, che certamente non ha ricette precostituite, lo diciamo, e siamo qui apposta stasera. Quello che non vogliamo però è pensare di discriminare o di impaurire, perché questo lo hanno già fatto nei millenni, non nei secoli, nei millenni. E quello che abbiamo è una società che vogliamo mantenere democratica, che vogliamo mantenere consapevole e di cui vogliamo andare orgogliosi rispetto a un Afghanistan, rispetto a un Pakistan, rispetto all'Africa che sta crescendo, sapendo che l'Italia ha ancora indicatori, lo diceva prima Valeria, sulla tematica del purtroppo pari opportunità e uguaglianza di genere che non c'è, abbiamo indicatori tra i peggiori d'Europa. Quindi dobbiamo fare un cammino insieme, un cammino che ci permetta davvero di uscire da ogni oscurantismo. Guai agli oscurantismi. Adesso la parola a voi e grazie ancora davvero. Allora passiamo adesso a un breve, diciamo, un breve spazio per le domande, purtroppo sono già le 11, ma insomma possiamo concederci credo 20 minuti, una mezz'oretta. Io ho alcuni che si sono iscritti per fare una domanda, vi dico per piacere che ci diamo questa regola che deve essere una domanda, quindi ci deve essere un punto di domanda finale, ok? E che soprattutto deve essere una domanda breve, sintetica. Vi ho detto già prima, preparatevi perché avete 30-40 secondi di tempo, ecco, per formulare la vostra domanda. Allora, se ha ancora intenzione appunto di fare la domanda, adesso chiamo il signor Luciano Gallina, che si era iscritto, prego. Dovete dire qui, sì, mi spiace. No, per niente. È tutto. Buonasera a tutti. Allora, mi rivolgo prima al professor. Non vedo, scusate. Non so chi si è appoggiato all'interruttore. Vabbè. Prego. Diceva, vuol fare la domanda a chi? Sì, no, diciamo, allora, il professor Albini parlava della chiesa maschilista e anche di Dio maschilista. Mi risulta però che Maria Santissima sia la prima persona umana in cielo e quindi sia il numero uno, quindi è una donna, non è un uomo, mi dispiace. Cosa vuol dire prospettiva gender? Perché non l'ho capito onestamente. Poi si parla della, diceva la senatrice Fedeli, la convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne, perfetto. Ma allora prima era concessa, nel senso non c'era nessuna penalità, nessuna condanna per chi faceva violenza alle donne, infatti no. La Costituzione, questa legge, praticamente parla di quello che è l'articolo della Costituzione, siamo tutti uguali, ma allora per 70 anni, signori, dal Presidente della Repubblica rientrare, siamo andati tutti contro la legge, gli stipendi delle donne sono inferiori, cosa ha fatto il sindacato?
collega, abbia pazienza. Cominciamo dal professore Cusa. Andrebbe fatta una legge non sul discorso del genere, ma per imputare a tutti dal Presidente della Repubblica che non hanno fatto rispettare la Costituzione. È inutile fare un doppione. Grazie, professore. Io sono velocissimo. Signor Luciano, le assicuro che io voglio molto bene a Maria Santissima, se vuole le recito l'Ave Maria, come dice il Papa quando dice che volete le recito il tempo. E il punto è che proprio perché Maria è un esempio per uomini e donne di liberazione, di libertà, purtroppo ci sono degli uomini religiosi che hanno trattato male la donna nella storia della Chiesa, perché non è la Chiesa che è maschilista, ma sono degli uomini religiosi che nel corso della storia hanno agito la maschilista. Per quanto riguarda la prospettiva di genere, è il fatto di rendersi conto che ci sono dei ruoli femminili codificati che non hanno niente a che fare con la natura, ma che sono un prodotto della cultura, e questi ruoli producono discriminazione, beh, capire questo aiuta la società, ma aiuta anche la teologia cristiana e i cristiani a fare dei passi avanti per una comprensione della differenza e per superare le emarginazioni e un certo tipo di comportamenti oppressivi. Intanto è la prima volta con la Convenzione di Istanbul che si dice che la violenza contro le donne, il femminicidio, è una violazione dei diritti umani. Forse lei questo lo sottovaluta. E questo significa che viene dichiarato da tutte le esperienze internazionali, non solo nazionali, che il tema esplicito è che ci sono gli uomini che fanno violenza sulle donne, prevalentemente nelle relazioni affettive. Non a caso dicevo, non si chiama femminicidio se una ragazza o una donna va sotto una macchina, quello è, diciamo, una cosa normale, oppure se viene uccisa in altro modo, ma nelle relazioni affettive, perché c'è una radice profonda dello schema di relazioni tra uomini e donne. Infatti la responsabilità è esattamente questa. Allora, intervenire per rimuovere le cause, si è detto di antropologia, di cultura e di stereotipi, su questo è fondamentale, è una responsabilità nuova che dobbiamo agire, perché questo terreno, guardate, è un terreno importante, è anche una, diciamo così, costruzione del come ci si ama, che poco ha a che fare con la libertà di scelta di amarsi. Guardate, questo è un tema molto profondo, se no non avremmo tutte le violenze sulle donne che avvengono in famiglia, al 75% in famiglia, esattamente per lo schema di relazione che c'è. Guardate, questo è un dato oggettivo fondamentale. Sul sindacato mi inviti a nozze. No, voglio solo dire questo, che non a caso Teresa Voce, la prima segretaria generale, guarda caso donna, dei testi della CGIL, io sono stata l'ultima, ha fatto esattamente la legge sulla parità salariale. Forse quello che serve è una cultura dell'impresa che non considera le donne a rischio solo perché possono fare figli, perché in questo paese è la maternità che discrimina le donne.